ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Visto che la sicurezza viene prima di tutto, oggi vi volevo mostrare un sistema di safety per il vostro bilanciere, per i vostri esercizi, che potete secondo me fare quasi tutti quelli che hanno un rack a gabbia o un half rack, proprio avere le barre lunghe, può essere interessante. L'ho copiato agli americani che hanno i monolift, quindi niente di inventato. Sono delle semplici straps, quelli là che utilizzate nelle cinghie di sollevamento dei carichi, quelli che utilizzate magari per sollevare grossi gruppi, magari mattoni, quella roba lì. Queste che ho comprato sono da 4 metri. Quello che mi serve sono 4 metri di, per 2, quindi due fasce, due cinghie da 4 metri. Poi ho comprato quello a cambio in base alla lunghezza del rack, quant'altro e quant'altro. Poi ho comprato due ganci grossi, ne devo un altro due che ho dimenticato, e una catena. Perché la catena? Perché naturalmente deve essere regolabile. Quindi io ho sbagliato qualcosina, devo andare a comprare altri due ganci, quelli che state vedendo qui sotto in sovraimpressione, perché me ne servono altri due da agganciare. Bene ragazzi, come vi dicevo dal video, praticamente ho dovuto comprare altri uno spettone. Quello di misura sua non c'era e li ho presi leggermente più piccoli. Ne ho presi 4, ora li andrò a sistemare per cercare di creare una regolazione migliore e più sicura. E poi ho comprato un metro di catena, quindi lo andiamo a regolare perfettamente. Sicuramente vedrete la foto della clip finita del pezzo montato, quindi vedrete com'è arrivato. Questo era quello originale, ne ho due grandi e 4 più piccoli. Quindi questo è il risultato finale. Se siete interessati comunque vi lascio tutto nella descrizione di quello che ho comprato e quello che serve. Perché volevo passare la singola, a dire la verità. In ferramenta avevano solo un gancio, quindi sai che c'è? La prendo così, la prendo e la faccio doppia. Niente, se volete, altro per iscritto, c'è scritto sul pacco che doppio dovrebbe tenere 4.000 kg. Non so chi arriverebbe a 4.000 kg, però quindi ci sta. Ora l'andremo a testare. Oggi ho una gamba di squat per la prima volta, quindi non mi ammazzerò. Però vediamo com'è, vediamo se è comodo, quant'altro. Secondo me non devo montarla così, non la devo montare qua, perché così cade perfettamente dritta e non rischio che mentre scendo se ne va sotto il bilanciere e mi ammazzo. Quindi probabilmente dovrò fare questa modifica qua. Ragazzi, ho appena finito la serie, sto morendo. Prendiamo tutto più vivo. Testiamo le safety lasciando il bilanciere dietro, non lo dropperò assolutamente, perché avrò tutte cose. Lo appoggerò gradualmente e vediamo come si comporta. Qui partiamo normale, scendiamo, non ce la facciamo più. E si esce. Da un lato, come potete ben vedere, è più lunga di un altro, andrà regolata bene, però già vi ho trovato una soluzione ottimale per proteggersi nella camera, perché utilizzare i ganci normali non è fattibile. Quindi così siamo sicuri, non ci facciamo male, comunque tiene, ma la renderò ancora più robusta, troverò una soluzione per allungare o comprerò semplicemente le catene nuove, facendo la mossa da qua. Così scarica meglio il peso, però sono più che stabili, ragazzi. Sono 100 kg caricati e tranquillissimo, però con una catena più lunga ho la possibilità di regolarla meglio sicuramente. Quindi se avete lo stesso problema mio, utilizzate questa tipologia di straps, potete poi farci mille robe tipo Anderson squat, sicuramente si può utilizzare mille varianti. Rischiate anche di danneggiare meglio il bilanciere, soprattutto con gli appoggi come quelli. Se è troppo alto il bilanciere rischia di romperlo, qui sembra un po' il tessuto attutisce il corpo. Quindi secondo me è un'ottima soluzione. Fatemi pensare cosa ne pensate, fatemi sapere se la utilizzerete e noi ci vediamo in un prossimo video.